Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati a Good Morning Milano. Oggi è il 20 ottobre, oggi è giovedì 20 ottobre 2016, sono le 9 e 29 in questo istante, un minutino prima delle 9 e mezza, perché quest'oggi abbiamo due puntate belle, nutrite e molto interessanti di Good Morning Milano. Oggi parliamo di sport. L'abbiamo già fatto anche nelle scorse settimane, abbiamo parlato di sport e come avete potuto vedere, noi abbiamo parlato di classici sport che tutti quanti vogliono raccontarvi. Non vi abbiamo parlato di calcio, non vi abbiamo parlato di basket, che comunque è uno sport importante, ma vi vogliamo parlare di quelli che, un po' così, anche un po' da gradarsi, a volte vengono definiti sport minori. Mi verrebbe da dire minori di chi. Oggi iniziamo parlando di uno sport che in realtà è famosissimo. Diciamo che un po' ci hanno giocato forse anche tutti, potremmo anche dire, forse non in maniera ufficiale. Lo facciamo con il nostro ospite Enzo Cartapati, che è il presidente del comitato regionale della palla tamburello. Il tamburello, Il tamburello. uno sport che in realtà un po' tutti forse hanno sentito nominare, ci hanno giocato magari qualche volta un po' così, confondendolo magari a volte con i racchettoni, che è un altro sport, non è la stessa cosa. Che cos'è il tamburello? E soprattutto è uno sport con una lunga storia alle spalle. Lunghissima, direi lunghissima, di giochi con le palle si parlano già i greci, i romani, i maya che giocavano alla specie di pelota. Gli Aztechi, poi ne hanno parlato molti autori nell'Ottocento. Beh, il primo trattato dei giochi di palla, i giochi sferici, è stato un lombardo, un religioso, Antonio Scaino da Salò, e ha fatto il primo trattato dei giochi con la palla. Veramente era stato anticipato da un mantovano, Teofilo Florengo, che aveva parlato nella sua Zanitonella dei mantovani che zugant con attrezzi rotondi, quindi il tamburello insieme a lui. Quindi già nel primo trattato che parla di sport con la palla troviamo il tamburello. Stiamo parlando del 1555. Diventa uno sport poi invece diciamo con tutte le regole e tutti i crismi quando? Beh, nell'Ottocento era famoso soprattutto e praticato il gioco del pallone col bracciale, era un attrezzo particolare, giocavano un po' in tutta Italia, Toscana, eccetera. Fanno ancora delle manifestazioni del gioco col bracciale, soprattutto a Treia, che è la patria di un certo Carlo Didimi, a cui Giacomo Leopardi, che abitava a Recanati a pochissimi chilometri da Treia, che ha visto giocare a questo Carlo Didimi e gli ha dedicato a un giocatore di pallone, proprio dedicato una Ecco poesia vedi. di Leopardi. Poi era appassionato di gioco del tamburello e il mondo De Amicis, ha scritto un libro, Gli Azzurri e i Rossi, ed erano i colori di due squadre che si fronteggiavano a Torino col tamburello. Poi il tamburello nasce ufficialmente il primo campionato di tamburello nel 1896, abbiamo già festeggiato il centenario, ha vinto l'Udinese, si era disputata a Udine, però allora il tamburello faceva parte della Federazione Ginnastica Italiana, era aggregato quando poi nel 1926 a Firenze, dove c'è ancora le cascine, un ottimo impianto col muro, si è fondata la Federazione Italiana di Di Pallatamburello. pallatamburello. Allora, parliamo di questo. Allora, ci faccio vedere, prima di tutto vediamo. Cartapati ci ha portato il tamburello, lo alzi un po' così lo vedono bene da casa. Ecco, questo è il tamburello, in questo caso tu lo Questo dici dal è Comitato Provinciale di un tamburello, Mantova. sì. Questo è il tamburello, diciamo, standard, È cioè, questo è standard, esatto. quello con cui si gioca. Come si tiene in mano, cioè, durante la Con la mano partita? destra, poi i mancini, e si prende, si impugna per dare il colpo alla palla che è questa bianca. Una Ecco. volta era nera, fatta col catrame, era molto, molto dura, molto più dura di questa. Comunque è già abbastanza dura questa, è uno sport sia di forza che di Sì. intelligenza. Ok, diciamo, prima fuori onda mi diceva, per capirlo un po' bisognerebbe pensare un po' al tennis, diciamo, Come punteggio, come sicuramente il punteggio, tennis. come si crea punteggio e come lo si conta, ma in realtà si gioca 5 5 contro 5 in un campo di 80 per 20, contro 5. E non c'è la rete. non c'è la rete, c'è una linea di mezzeria. Da qualche anno ci sono anche 3 metri di spazio entro i quali non possono entrare i terzini per evitare giochi troppo Ah, ecco, ravvicinati. vediamo anche, ecco qua, qui stiamo vedendo un'immagine di una partita indoor, credo, giusto?
penso di sì. Sì, stiamo mettendo, ecco, infatti vediamo, questo, anzi questo è anche femminile, credo, oltretutto, quindi, perché c'è maschile, allora, femminile? Maschile, femminile, allora ci sono diverse, beh, intanto giochiamo in 5 sì, contro 5, c'è un battitore, che poi fa anche da rimettitore, a fianco a lui c'è un rimettitore, in centro c'è un atleta importantissimo chiamato Mezzovolo, e poi due terzini vicino alla linea di mezzeria. Si gioca 5 contro 5, il punteggio come in tennis, 15, 30, 40 e partita, si va ai 13 giochi, ogni 3 giochi si cambia campo. Ah, ok. Mi diceva appunto che ci sono vari campionati? Vari campionati, Serie A, Serie B, C e D, poi i giovanili, e quella è proprio una competenza del Comitato regionale organizzare i campionati giovanili. Sia maschili che femminili, e poi ci sono diverse specialità, c'è il tamburello open, quello normale che illustravo prima, l'indoor che si gioca nelle palestre, un campo più, più ristretto, si tiene conto delle palestre di cui possiamo disporre, e poi c'è il tamburello a muro, soprattutto nel Piemonte, da noi c'è una specialità appunto molto, molto piemontese quella... Poi c'è il tamburello scolastico, diciamo, sempre quello indoor, che è uno dei degli sport più praticati nelle scuole, il terzo dopo, ecco, appunto, prima fuori amici, adesso è il terzo sport il calcio, più praticato nelle scuole. È il terzo, e anzi proprio questo voi in realtà state facendo un giro nelle scuole, voi certo. Andate nelle scuole a raccontare, certo. Perché diciamolo a chi ci ascolta da casa, Milano News sta facendo conoscere questo sport, ma in realtà a Milano al momento non c'è una squadra milanese, al momento non c'è, nonostante sia stata certo. Nonostante sia stato negli anni 30 la Milanese campionessa per 5 o 6 anni consecutivi fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando si è interrotto ovviamente i campionati, ma dal 33 al 38 la Milanese, che probabilmente era una rappresentativa di Milano, probabilmente formata da atleti soprattutto mantovani, bergamaschi che lavoravano a Milano e che conoscevano lo sport, ha vinto il campionato italiano. Poi a Milano negli anni 80, a Sesto San Giovanni per la precisione, c'era un campo di tamburello, anche lì creato da alcuni mantovani che erano trapiantati in quel di Milano, e voglio ricordare in particolare l'amica Elisabetta Chinelli, che è stata anche presidente della Commissione Attività Giovanile, si è data molto da fare, poi adesso un po' che non la vediamo, anche perché a Milano poi è finita un po' l'esperienza. Però insomma, noi speriamo di riuscire a far magari ritornare l'interesse, certo. E appunto se tornasse l'interesse a qualcuno, comunque voi mi diceva fate dei tour, diciamo, nelle certo. Scuole dove certo. Promuovete, come si può fare se uno vuole contattarvi ad esempio per... Noi abbiamo una federazione nazionale che ha sede a Mantova a livello operativo, oltre che la sede centrale a Roma. Poi abbiamo dei comitati o delegati provinciali, comitati in Lombardia, comitati provinciali sono Mantova, Brescia e Bergamo. Delegati ci sono un po' in tutte le province. A Milano c'è il professor Giuseppe Carbone, che si interessa in modo particolare del tamburello nelle scuole, che può essere contattato e è molto disponibile, anzi doveva essere lui questa mattina qua con me, ma per motivi di lavoro non era possibile essere qua. Diciamo che tramite voi si può contattare il delegato di Milano, che magari appunto riesce a Varese, realizzare... per esempio c'è un altro professore che si dà molto da fare. Chissà Varese, che magari nei prossimi anni riusciamo a mettere in piedi una squadra milanese o a far venire anche se non fare un campionato magari qualche partita da queste parti, perché ad esempio questo weekend c'è un evento molto importante, non a Milano ma non lontano a Milano, diciamo che un'oretta e mezza con calma, andando pian pianino in strada, facendomi anche dei bei posti, attraversando la nostra amata pianura padana, si arriva dove e perché cosa? Si arriva a Guidizzolo, in provincia di Mantova, dove sabato e domenica si terranno per la prima volta il campionato europeo giovanile, a livello di categorie giovanile, giovanissimi allievi e juniores. Ci sono diverse nazioni, in particolare Italia, Francia, che sono quelle dove si gioca in modo più continuativo a tamburello, poi c'è la Germania ed altre, Ungherie, eccetera, altre nazioni. Speriamo che l'Italia faccia bella figura, come ha fatto quest'anno nei campionati mondiali che sono svolti sempre sui campi mantovani.
dove Italia e Francia, maschile e femminile hanno vinto il titolo Ah, mondiale, il secondo oltretutto, titolo mondiale. vedevamo prima, c'era l'albo d'oro qui, ha portato l'albo d'oro delle varie competizioni dal 1840 in avanti, e abbiamo visto che nelle coppe europee maschili ha sempre vinto, diciamo nella Champions League Esatto. del tamburello maschile, ha sempre vinto una squadra italiana. Quindi è uno sport in cui siamo leader sicuramente europei, forse Mondiali, mondiali, anzi, perché infatti abbiamo vinto mondiali, i mondiali. sicuramente. È uno sport che state anche un po' esportando, cercando di esportare anche all'estero. Cerchiamo di esportare all'estero. C'è qualcuno che gioca anche in Brasile, anche là abbiamo diversi connazionali emigrati, a Cuba, si comincia a giocare anche a Cuba, e quindi cerchiamo di esportare questo sport che non è molto diffuso, va a zone. Io dico ogni tanto che è praticato soprattutto nelle zone dove si mangia e si beve bene, Sì, perché effettivamente Monferrato in Piemonte, Monferrato. Franciacorta nel Bresciano, Valpolicella Veronese, le valli del Trentino dove si mangia e si beve Nonostante non bene. sia uno sport non faticoso, quindi in realtà forse anzi è fatto perché bisogna smaltire tutto quello che si mangia di buono in quelle zone. Anche perché poi finisce sempre che gli atleti finiscono al rinfresco assieme, Come il senza famoso terzo tempo del terzo rugby. tempo. Il terzo tempo è molto importante anche per il nostro sport. È un sport dove l'amicizia regna sovrana, insomma, al di là della partita, poi ci troviamo tutti assieme senza troppe discussioni. Quest'anno, tra l'altro, la Lombardia ha vinto il titolo nazionale di Serie A, Castellaro, che è una frazione di Mozzambano, sempre nel Mantovano, che ha una grossa tradizione anche lui di tamburello, e poi ha vinto il titolo nazionale di Serie C l'Arcene di Bergamo e il titolo nazionale di Serie D Solferino, sempre di Mantova. Però, insomma, la Quindi, regione insomma, Lombardia Lombardia si dà da si dà da fare. fare e a livello Non solo, nazionale ed anche nel europeo. femminile. Quest'anno il Ceresara ha vinto, le ragazze del Ceresara hanno vinto il titolo nazionale nella categoria lieve, le giovani, e qualcuno di loro gioca anche in Serie B, hanno vinto il titolo nazionale e la Coppa Italia di Serie B. Quindi direi che ci diamo da fare. C'è una versione, mi dicevi, che è un po' più recente, ma neanche poi così tanti, tanti anni che c'è anche quella, una versione più recente che è quella sulla spiaggia, Il Tam diciamo, Beach, l'abbiamo chiamato Tam Tam Beach, Beach. Ok. ed è nato soprattutto nelle spiagge di Ragusa, probabilmente la spiaggia di Montalbano, tanto per intenderci proprio Ragusa ha Che creato bella questo l'immagine di questo Montalbano che perché gioca lì a tamburello dove abita, sotto davanti alla casa sua. sua, sarebbe un'immagine ottima Ma comunque siamo lì vicino, Ragusa, Scicli, Blea, eccetera, hanno cominciato loro perché non avevano altre strutture e adesso si è ampliato, cominciano a giocare anche in Alta Italia, abbiamo fatto campionati a Sottomarina, a Chioggia, a Bibione tempo fa, e quindi d'estate è un'altra bella alternativa per Diciamo che è uno il sport che nostro si può sport giocare tutto l'anno, tutto l'anno. perché noi possiamo fare d'estate sulla spiaggia, poi nei periodi buoni l'open, lo chiamate, mi sembra L'Open, giusto, sì. l'open, cioè quindi all'aria aperta in un campo fatto comunque sempre, è cemento No, il no, è in terra campo, battuta in terra come il battuta, come il tennis, tennis, come il quindi tennis. terra rossa. Una volta, quando non c'erano alternative, si accettava anche Ok, l'asfalto, ma adesso adesso da qualche si anno devono essere in terra battuta, terra rossa. Quando arriva il brutto tempo, invece, si può andare in palestra. Può andare in palestra e si continua a giocare tutto l'anno. Tra l'altro i campionati sono finiti da poco, agli inizi di ottobre, quindi la stagione è lunga e comunque che si prolunga anche in palestra, dove è molto, molto bello da vedere e da praticare anche dai giovani. Questo tamburello è offerto dal Comitato di Mantova alle scuole che fanno giocare i ragazzi nelle palestre. Beh, molto molto interessante. Prima di chiudere, mi ricorda l'appuntamento di questo weekend? Allora, sì, a Guidizzolo, provincia di Mantova, sabato e domenica, il primo campionato europeo delle categorie giovanili, dove è impegnata l'Italia, la Francia e altre nazioni qua vicine. Ecco, mentre adesso rubo 2 minuti ancora di tempo perché mi raccontava prima fuori onda che in Piemonte c'è un po' anche questa specialità del contro il muro. Sì. Che però non è detto che il muro sia dritto, no? Mi diceva.
come... che può esserci anche un muro però con le curve. Sì, esatto, a Moncalvo per esempio ho visto di persona, c'è il castello con i torrioni che hanno una forma circolare e lì si gioca contro il muro, se prende quel torrione rimbalza, è valido. Ovviamente giocano soprattutto loro, è andata qualche squadra mantovana a giocare anche con loro quest'anno, il Castellaro. È una specialità soprattutto piemontese, ma anche qualche Sant'Arcangelo di Romagna giocano dove hanno questa possibilità del muro. Tra l'altro, la cosa bella voglio... che succede spesso nei castelli, però, nei castelli, quindi anche c'è un'unione anche con la tradizione, oppure il muro, la storia il muro di rinforzo del piazzale della chiesa, non so, Grazzano Badoglio per esempio, c'è un muro di quel tipo. Voglio ricordare che in Piemonte giocano questa specialità, mi pare anche a Porta Comaro. Il sindaco di Porta Comaro tempo fa ha regalato un tamburello al Papa, perché Papa Bergoglio, la sua famiglia è originaria di Porta Comaro, dove si gioca a tamburello. Pare che il Papa abbia detto: ma sì, lo conosco questo sport. Chissà che magari suo padre ogni tanto giocava. Speriamo di farlo conoscere. Il piccolo Bergoglio ha visto qualcuno giocare a tamburello. Va bene, allora, caro padre, io la ringrazio davvero tanto di essere stato qui con noi, di averci fatto conoscere questo sport. Invitiamo ancora tutti quanti questo weekend a Guidizzolo, Mantova, Mantova, giusto? Con una o due giorni, giusto? Con tutto il weekend davanti, di sport. Poi immagino che conoscendoci anche, quindi, da bere, da mangiare sicuramente. Certo. Ecco, c'è anche, diciamo, c'è l'intorno, il corollario è garantito, ma soprattutto il protagonista da due giorni è il tamburello. E chissà mai che andate, vedete, vi appassionate e scoprite uno sport nuovo, uno sport che comunque, come tutti gli sport, fa bene, uno sport che fa aggregazione e che magari poi torniate qua a Milano e si riesca finalmente a far nascere, a far rinascere una squadra milanese. Insomma, sarebbe una bella, davvero una bella cosa per Milano, che insomma non può non avere una squadra di tamburello, cioè, non va bene. Grazie mille davvero di essere grazie stato voi, con voi. Grazie a voi. Con voi vi do appuntamento fra pochissimi minuti, continuiamo a parlare di sport. Vi dico solo una cosa, poi ve lo spiego dopo cos'è. Chukball, questo è lo sport di cui parliamo. A fra poco!